Salve a tutti ragazzi, io sono Kingsley Corporation e siamo qui per continuare la live su God of War. Se non sapete che cosa è successo nella scorsa puntata, andatelo a vedere. Allora, adesso invece di andare lì, andiamo qui a fare anima di seconda mano, questo, miniere di Bologna. Andiamo, vai. È chiaro che il matrimonio con Odino non lo è. Ma Freya come finì a vivere da sola nei boschi? Quello fu un atto davvero crudele, persino per Odino. Come se il matrimonio non fosse abbastanza. Freya si meritava ben altro. Lei sopportò ogni genere di affronto in nome della pace e della sicurezza del suo popolo. Ma la follia di Odino, la sua tirannia, la corruzione della sua magia divennero troppo anche per lei. Alla fine troncò il rapporto. Odino era furibondo e la maledì molto più di quanto Freya temesse. O te la posso raccontare più tardi? Ah, ma salve! Come va? Su, vieni. Vieni. Allora ragazzi, prima di continuare vi lascio un attimo, 5 minuti perché mi devo riposare e niente, ci vediamo tra poco.
Eccomi ragazzi, eh. Un secondo. La fortezza di Notri. Sì. Così però. E il guanto di Thanos. No, Sirano, Thanos. Ok. Continuiamo. Un altro segno. Avete messo paura a quell'alchimista? Sono andato dentro adesso, Per caso vi siete imbattuti in un tipo trasandato, alto, insensibile al dolore, che sembra ubriaco ma che probabilmente è solo scemo? Come pensate che mi senta? Se volevo fare affari con gli Aesir, aprivo bottega fuori da un bordello. O un'arena. O un'arena di bordelli. Ha detto Aesir? Come gli dèi? No. Brock, cosa sai del serpente nel lago? So che è troppo grosso. Ah, va bene. Beh, è la battuta più storica che abbia mai sentito. Va bene. Andiamo avanti. Cercalo se vuoi. Io raccolgo oggetti utili per il viaggio. Non vuoi aiutarlo? Un nano, ma niente anello. Uno dei suoi. Segni di bruciato sul pavimento è duro. Strano. Noi continuiamo a cercare. Noi? Volevo dire, io continuo a cercare. Mangiano, se ci uccidi, è finita. Niente Valhalla, niente al di là, mai più. Non vuole attaccare. Oh, secondo mamma sono molto pericolosi. Allora non abbassare la guardia. Vieni. Posto di miniere di Volunder con la O dei Ragnar. Stai pronto? Ok.
qui come la situation. Non scendiamo, vai. Ragazzo, di qua. Signor sì. Questa morto e corso. Oh no. Attaccata al mangianime. Beh, ora sappiamo che ne è stato di Anvar e possiamo dirlo a Brock. Non serve combattere, vero? No, combattere. Perché? Perché tu hai paura di batterti. Aiutare di più. Coraggio, Atreus. Concentrati e cerca un punto debole. Va bene. Zitto e non fare movimenti bruschi.
Leggi. Sì. Queste rune sono state scritte in fretta. Sembrerebbe il Jim Stein. Non la capisco. Così ora ti interessa? Ci aspetta pure. Ok, vai. Vado. Ho completato la sfida. Grande frate. Quanto c'ho? 8000. Dopodiché bello questo, lo prendo. C'è qualcosa dietro? Non devo lasciare niente. Riguardo a qui abbiamo finito il lavoro. Che avete trovato? L'alchimista. Mi dispiace, Brock. C'era solo la sua mano con ancora l'anello al dito. Nella miniera c'era un mangianime che deve aver bruciato il resto del corpo. Quindi volete ancora la vostra ricompensa, eh? Ovvio. Ovvio, dice lui. Mjolnir Uxi. Darò un'occhiata all'anello. Forse Andavari ci ha lasciato dentro un po' di magia prima di crepare. I nani, magia? Certo, nani e gioielli magici stanno come le mosche ai maiali. Ora non mi interessa più di tanto. Puoi leggerla? Le rune dicono morte all'interno. Vabbè, Dreus. Eila, devo chiedervi un altro favore. Ah, davvero? Che cosa vuoi, nano? Ho un indizio sul mio amico Andvari. Ci vediamo alle miniere di Landsudr? C'è un grasso bottino in palio per voi. Un altro indizio? Ma abbiamo già trovato Andvari. Anzi, la sua mano. Ve ne parlerò alle miniere. Si trovano a sud di Passo Fluviale. Ora, vi volete muovere? O volete restare lì tutto il giorno a bocca aperta senza dire una parola? Landsudr. Avete tolto l'anello dalla mano di Andvari alle miniere di Volundr. Quel tipo si interessava di anime, oscuri rituali e misteri occulti, sapete? Interessa perché. Miniere di Volundr e di Landsudr. Ok. Va bene. Allora, carichiamo il telefono. E andiamo alle miniere. Bastava il rumore del suo martello sul metallo per ravvivare il fuoco della mia fucina. È meglio che sloggiate prima che mi emozioni troppo. Guarda, già stavamo andando via comunque. Vabbè.
Io questo non l'avevo visto. Sono un maniaco. Vieni. Come on. Di Brock e poi dopodiché dobbiamo andare in... Quindi Odino vuole andare oltre la sua portata. Non vorrà mica entrare anche agli occhi. Già, è una delle sue maggiori ossessioni. Ma non ha avuto un senso. E quando mai ha avuto un senso? Stai dicendo che Baldur si è spacciato per raggiungere Yoda, ma prima che sapessimo di dover andare là, roba da mamma. Sì, ma in effetti siete diretti a Jotunheim. Aveva ragione. Sono confuso. Beh, non hai prestato attenzione. Da rincitrulliti, andate! Hai qualcosa in mente? Sai che cosa vuoi? Stavamo parlando di qualcosa. Assolutamente no. Ah, livello 5. Questo mi serviva, raga. Sovraccarico di analogia. Così almeno. Scusa, ma abbiamo accettato la missione? Chi va? Ho visto. Oh, altrimenti ragazzi, prima di fare la missione secondaria... Facciamo sta cosa, dai. Laggiù c'è qualcosa. Allora... Vorrei andare prima qui a sinistra e poi lì a destra. Io quindi Freya andò via e Odino si arrabbiò. Infuriata, la maledisse in modi orrendi. Ce la teniamo per dopo. Ragazzo! Certo! Su Elaim, quindi non è che ci interessa, ma dobbiamo andare qui su perché poi dobbiamo andare a prendere il tesoro nascosto. Che c'è qui, Sindri o Brock? Testa mozzata che continua a farmi l'occhiolino, tienila lontana. Non è di certo molto pulita. Oh, grazie tante. Anche per me è un piacere, Sindri. Fesso. Ma
È un pezzo della mia freccia di vischio quello che adorna la cinghia della tua faretra? Un ricordo del tuo vecchio amico Sindri? Sono... Sindri, sei sempre stato così... Pulito? Magari. No, ero sporco come tutti i nani finché un giorno una strega Vanir mi ha aperto gli occhi. Ha scoperto con la sua magia che su tutto ciò che ci circonda vivono centinaia di migliaia di minuscole bestiole, così piccole da risultare invisibili. Addirittura. No. È vero. E se entrano dentro di te, ti fanno ammalare. Ma la strega mi ha detto che il legno di quercia è un deterrente naturale. Impedisce alle bestie di diffondersi. Così tutti i miei manici sono di quercia. Vedi? Io ci penso a queste cose. E ora lavoro. Grande, grande, frate. Se andiamo per di qua, c'è il tesoro. E di qua dove si va? Scusami. Sopra. E dove? Potrebbe essere. Otto troni. Piantala quei giochetti, testa. Conosci questo luogo? Certo, sono Mimir, l'uomo più intelligente al mondo. Qualunque cosa sia questo posto, sembra importante. Perché? Non c'è niente di valore qui. Vabbè, torniamo indietro e andiamo su quell'altra isola. Prima ce lo vediamo il potenziamento. Quindi Frey andò via e Odino si arrabbiò. Infuriato, la maledisse in modi orrendi. Ma la magia di Odino è più debole. Ce la teniamo per questo. Vabbè, non finisce mai di raccontare questa storia.
Ah, quello che ci serviva. Uno in più per la collezione. Polena? Sì. Un altro no. Garryful. Un'altra Valchiria. Non è una coincidenza. Ma chi può averli incisi sul braceri di Dir? Ehi, è un frammento di codice linguistico. Dovremmo cercarne altro. Di sì. Sembrano usciti direttamente dalle fauci di Eri. È stato di lui. Aspetta, Fafnir. Quello del deposito di Fafnir. Proprio lui. Sindri ha detto che era un nano. Lo era. Ora è un drago. La vita è proprio strana, vero? Nada. No.
Occhi aperti per eventuali altari. Liberiamo quel disgraziato, va bene? Come è diventato un drago il tuo amico? Oh, non è amico mio. Questo mentecatto era una fonte inesauribile di fastidi, sia per gli Aesir che per i Vanir. Perché liberarlo? Fidati di chi è stato liberato da poco. Nessuno merita una prigionia del genere, nemmeno un piccolo avido nano drago. Ragazzo, di qua. Interessante. Qua abbiamo fatto Kratos. Segua ruota. Cosa in questi anni? Avevo le gambe. Oh!
grazie. Signori, prima di andare volevo un... Allora, usciamo da qui. Ok, signori, prima di vi saluto, io vi ricordo di seguirmi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingslave Corporation. Ci vediamo domani con un'altra live. E niente, grazie per avermi seguito, grazie per aver visto questa live, e ci vediamo domani. Ciao, Gary.